Le trattative di calciomercato vanno avanti ed interessano le diverse società tutte impegnate a cercare le migliori occasioni, tenendo sotto controllo le disponibilità economiche da investire. La società del Crotone per questi aspetti e non solo per questi è impeccabile, riuscendo in ogni stagione calcistica ad essere oculata nelle scelte, garantendo una squadra competitiva capace di centrare gli obiettivi prefissati all'avvio di campionato. Quello che sarà il prossimo campionato, oramai ai nastri di partenza, sarà sulla falsa riga dell'anno scorso, con l'obiettivo in più, e palesemente dichiarato dalla società rossoblù, di migliorare la posizione conquistata alla fine del trascorso torneo. In pratica vedremo i nostri beniamini impegnati a superare il decimo posto del 2011 per una salvezza tranquilla, importantissima per la nostra città e per tutta la provincia, che però non precluderà, e tutti lo speriamo, di pensare, vista l'oramai nostra esperienza e conoscenza della cadetteria consolidata da una lunga permanenza, di poter puntare a qualcosa di più importante. Al di là delle disponibilità economiche che caratterizzano diverse società del nord e del centro Italia, il Novara, come così il Padova, perfette interpreti del campionato dell'anno scorso, possono insegnare che è importante anche avere la consapevolezza dei propri mezzi nel credere di poter competere per importanti risultati. Il Crotone sembra essere sulla strada giusta e i tanti promettenti giovani che andranno a comporre la prossima rosa ben presto risponderanno alle nostre domande. Ad alcune nostre domande ha risposto anche Sergio Floccari, attaccante della Lazio, ospite a Marina di Strongoli. Su una in particolare, relativa al tempo di riposo che spetta ai calciatori, ascoltate cosa ci ha dichiarato. Ma il riposo non è breve, voi chiudete la stagione a fine maggio e a metà luglio riprendete gli allenamenti, la preparazione, insomma sono sacrifici, al di là di quello che guadagnate, perché è giusto che sia così, però sono sacrifici fisici che vi portano a soffrire. No, mi viene un po'... Non è poco il riposo. No, ma io ti ringrazio, perché magari fossero tutti così comprensivi, nel senso che quest'anno c'è stata la polemica dell'accordo collettivo. Dove, non firmato comunque. Non firmato e non rinnovato, dove i calciatori chiaramente rivendicavano dei diritti, secondo me, fondamentali. E poi purtroppo è arrivato un altro messaggio alla gente, che i calciatori sono viziati, che non vogliono far questo, vogliono più vacanze. Quindi, come vedi, dipende sempre uno come vuol vedere il bicchiere, mezzo vuoto e mezzo pieno. No, ci si può rigenerare fisicamente in 40 giorni? Sì. Diciamo che a mio avviso fisicamente sicuro, mentalmente non lo so, dipende dalle situazioni, nel senso che comunque c'è anche quell'aspetto, che è un aspetto mentale, il fatto di ricaricare le energie, di avere nuove motivazioni e quindi... Penso che un mese sia più che sufficiente, anzi direi che da questo punto di vista siamo più che fortunati. Ecco, in questo mi sento di essere più vicino alla gente che veramente lavora, veramente fa tanti sacrifici e che spesso e volentieri non ha un mese. Quindi bisogna dire questo, ma allo stesso tempo dico che anche i calciatori, che per l'amor di Dio tanti sono ben pagati, comunque hanno dei diritti che sono inviolabili e imprescindibili, quindi come in tutte le cose ci vorrebbe un po' di buonsenso e la verità sta sempre nel mezzo. Dei buoni rapporti di amicizia e di stima che vi leggono con Sergio Floccari, tanto da farlo venire qui a Strongoli di Marina, è una bella cosa. È una bella cosa, Sergio ci aveva fatto questa promessa e l'ha mantenuta, anche nonostante gli impegni che ha. È un riconoscimento importante da parte dell'amministrazione comunale, c'è questa targa ricordo a Sergio Floccari, che prima come uomo, una persona per bene, seria, umile, e poi come professionista, stimato, un giocatore stimato in Serie A, infatti è ambito da diversi club. E poi è anche un modo importantissimo di far turismo, se voi faceste ancora di più pubblicità su queste cose potrebbe anche esserci la possibilità di far venire più gente. È importante, noi amministratori dobbiamo incentivare le persone a venire qui, a visitare i nostri posti, il nostro mare, che è stupendo, e quindi dobbiamo portare più gente possibile, soprattutto da fuori.